Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto di Imperia TV, a tutto Ponente, dedicato oggi a un libro e all'autore di questo libro, un libro particolare, perché dedicato al mondo del commercio e soprattutto a indicazioni utili, istruzioni per l'uso, potremmo dire, del negozio, che sono valide sia per chi il negozio lo gestisce, sia per i clienti. Il nostro ospite, l'autore di questo libro, è Giorgio Rocca. Buonasera. Buonasera, ben trovato, ben ritrovato negli studi di Imperia TV. Giorgio Rocca l'abbiamo conosciuto come dirigente, amministratore, dirigente di grande distribuzione, di catena di grande distribuzione. Oggi lo ritroviamo da pensionato attivo e attivissimo più che mai come fondatore e amministratore di Genova Investimenti. Beh, allora dovremmo forse andare un po' con ordine e intanto capire che cos'è Genova Investimenti. Perché questa idea dopo la pensione? L'anno scorso, onde evitare di finire i giardinetti con la nipotina, roba del genere, ho pensato bene di fondare questa società che si chiama Genova Investimenti, che praticamente è una società che nasce come società di consulenza, sia aziendale che commerciale che immobiliare. E l'anno scorso, in questi studi, avevo anche detto che se riuscivo avrei scritto un libro. E il libro non poteva essere altro che un libro che parlava di commercio, di negozi e roba del genere. E questo libro, devo dire che l'ho scritto molto di corsa, l'ho impaginato come potevo, perché in effetti potete immaginarvi che io non l'avendo mai fatto, insomma, ho fatto una cosa un po' artigianale. Però diciamo che può essere parecchio utile sia ai clienti dei negozi, che oggi hanno una larga scelta di possibilità e spesso potrebbero comprare anche meglio se fossero solo un attimino più attenti. Sicuramente per gli addetti dei punti vendita, che negli anni quelli che mi hanno conosciuto sanno come sono sempre stato molto attento alla cura dei dettagli, alla cura della clientela, e comunque anche i fornitori dei prodotti, perché anche loro sono una componente essenziale nell'ambito di una struttura che vende soprattutto prodotti alimentari. E quindi, insomma, una società per promuovere lo sviluppo, perché questa poi è l'idea, creare sviluppo, promuovere sviluppo, Sì. cercare anche un po' di consigliare gli altri. Sì, diciamo che nell'ambito del libro si cerca in qualche modo di consigliare al meglio un po' tutti gli attori che fanno parte del libro. Tra l'altro colgo l'occasione di essere qui da voi in Imperia TV per fare un piccolo regalo di Natale. Non sapevo come fare e ho pensato che potrebbe essere interessante fare uno sconto del 50%, quindi chi vuole comprare il libro se lo trova su Amazon alla metà del prezzo che è oggi. Non compratelo oggi, compratelo domani che devo fare tutto il meccanismo. Aggiornare. Per chi non sa come funziona Amazon, bisogna farsi un account. E con l'account uno lo può comprare sia cartaceo che digitale. Detta questa pubblicità nascosta, tra virgolette, parlando invece di Genova Investimenti, io sono molto soddisfatto perché dopo un anno che ci lavoro, devo dire che ho messo in piedi una serie di consulenze decisamente interessanti. Ho soddisfazione reciproca sia da parte mia che da parte dei miei clienti. E allo stesso tempo sto pensando a domani, perché io non riesco a star fermo sulle cose, e sto pensando di ragionare nel 2019 su temi che sono un po' quelli del web, della tecnologia, e che quindi abbinati al servizio di consulenza che la mia società fa, entrare un po' in questo mondo. Poi dall'altra parte devo anche dire che ho fatto una fatica molto alta dal punto di vista della di mettere insieme un libro e me ne sono venuti in mente altri due. Io non dico che li farò nel 2019, però ce li ho in testa. Uno sarà un libro più autobiografico, che racconta un po' delle mie vicende, secondo me ce ne sono tante, quindi ce n'è parecchio da dire. E un secondo invece, legato al primo diciamo che aiuta questi attori al meglio nella distribuzione, un po' più legato agli addetti ai lavori e quindi più legato ai numeri. Così
come si ottengono i risultati e come questi risultati si debbano misurare con dei numeri, che può servire tra l'altro anche ad alcuni dei miei clienti con i quali giornalmente discutiamo di queste cose. Anche perché i numeri sono importanti, le difficoltà sono tante, ecco, Negozio Prontuario è il titolo del suo libro e tra l'altro un capitolo dedicato anche a, proprio ad Amazon che lei ha citato, ma hai parlato di web, già da utente del web, ma non c'è la concorrenza fra questo web e i negozi, il sistema di vendita tradizionale, in alcuni casi si sono visti dei contraccolpi anche pesanti, che poi ovviamente se vanno sull'azienda vanno anche sull'occupazione, vanno su tutto il sistema. Purtroppo siamo in presenza di una possibile bolla, lo dico da ex facente parte del sistema della distribuzione, una prossima bolla ci sarà nel giro di 3-5 anni nel campo della distribuzione, sia alimentari che non. Per due motivi. Bolla in che senso? No? Bolla purtroppo come è successo con le bolle finanziarie, come è successo con le bolle immobiliari, quando ad un certo punto c'è tanta roba, il rischio che questa tanta roba cominci ad avere delle problematiche, si inizia con un calo delle vendite, poi c'è un calo dei margini e poi c'è anche il rischio di chiudere. E allora quello che intravedo io è che le aziende, adesso quelle fortemente patrimonializzate, e io ne conosco diverse che lo sono, che quindi questo tipo di problema non lo avranno, ma altre, quelle un po' meno patrimonializzate, un po' meno attenti ai numeri, dovranno stare realmente sul pezzo. Perché oltre al problema del sovradimensionamento di esercizi commerciali, poi esiste questo mondo del web, questo mondo digitale che secondo me diventerà veramente un canale distributivo molto pesante. E allora anche su questo bisogna cominciare a ragionare di come essere capaci di rimanere sul mercato pur in presenza di situazioni tipo Amazon, ma non c'è solo Amazon, voglio dire, Alibaba ha fatto nel Black Friday 34 miliardi in 24 ore di incasso, 34 miliardi di dollari mi sembra tanta roba. Altro che a fronte di appunto realtà che invece non riescono ad andare avanti, non riescono a proseguire nell'attività. Beh, certo il progresso non lo si può fermare, inutile da questo punto di vista. No. Bisogna forse sapere come fare a gestirlo, come riuscire a farne parte in qualche modo. Secondo me bisogna essere capaci a studiarsi questi nuovi canali di vendita, essere capaci di dire la propria anche se si è piccoli, perché teniamo presente che le grandi aziende hanno il vantaggio di avere tanti soldi a disposizione, ma sono molto lente. Le piccole aziende possono essere decisamente più veloci e quindi più capaci di controbattere. Il problema qual è? Che se sei debole e parti già debole, poco patrimonializzato, con poca attenzione ai costi e ai ricavi, fai più fatica domani quando la competizione sarà più accesa. Il rischio di finire, come è successo in tutta Europa, di avere due o tre player in assoluto nella distribuzione alimentare, c'è tutto. E quindi se uno vuole rimanere su questo mercato deve darsi da fare. Come fare a darsi da fare? Secondo me intanto bisogna essere capaci a fare dei cambiamenti. E noi italiani tendenzialmente non siamo capaci. Noi liguri lo siamo ancora meno. Certo. Il cambiamento è necessario e deve essere anche radicale, bisogna non più pensare ma fino a ieri ho fatto così e quindi domani continuo a fare così. Non è possibile. L'evoluzione che c'è nella tecnologia, nell'internet, e secondo me anche internet incomincerà a cambiare pelle, perché adesso c'è una nuova tecnologia che si chiama blockchain, che secondo me cambierà di nuovo tutto quanto. E rispetto a queste cose o sei sul pezzo o sei fuori dai giochi. Ma secondo lei, se arriverà questo libro parla chiaramente anche molto del settore alimentare, no? I vari reparti, si sofferma sulla gestione, su proporre il prodotto,
qualcosa già si vede, ma arriveremo veramente a ritrovarci in supermercato online e quindi a non sognarci nemmeno di partire, andare al supermercato, prendere il gettone, il carrello, andare a fare la spesa? Faremo tutto con un click digitando, Rocca? Allora, nel libro da qualche parte cito quanto costa andare a fare la spesa e che se uno la fa male la spesa a questo punto non vale il gioco. Se mettete in conto il carburante piuttosto che... Sì, ho visto che lei fa i conti, dice poni 15 euro un'ora persa per fare la spesa, mettici 10 euro di benzina, se ti arriva tutto a casa con puoi un costo di spedizione di 5-6 euro di spedizione, ecco fatto, ecco che ti fatto. Conviene. Allora, una volta si diceva la spesa, il piacere di fare la spesa. Oggi, secondo me, più che il piacere di fare la spesa, credo che debba essere pensato a una spesa giustamente equilibrata, sia dal punto di vista delle qualità organolettiche, sia dal punto di vista della economicità della spesa stessa. Allora, secondo me ci sono delle catene che sono state capaci a essere avanti e quindi sicuramente questi problemi non ne avranno. L'altro tema è quello legato a come faccio a utilizzare la tecnologia se sono piccolo e non ho gli strumenti per farlo. Allora, io credo che ci siano dei bravissimi consulenti in giro che possono aiutare le persone, anche se hanno delle aziende piccoline, a crescere. Però attenzione che per fare queste cose bisogna essere capaci di pensare al cambiamento. Se non si è capaci di pensare al cambiamento, si è tagliati completamente fuori. In America un terzo della grande distribuzione, parlo di quella grande, non parlo dei negozi, grande intesa come centri commerciali, un terzo ha chiuso negli Stati Uniti. E questo è un grande segnale di quello che potrebbe capitare. Non bisogna però da questo punto di vista perdere l'ottimismo, bisogna saper coniugare quello che è un'attività commerciale con quello che i nostri nonni ci avevano insegnato. Io ho due nonni che erano commercianti e la prima cosa che dicevano è che almeno un centesimo lo devi guadagnare, quindi le storture della roba, certo, regalata eccetera non possono esistere, però allo stesso tempo devi dare al tuo cliente un servizio alto e per dare un servizio alto io non dico che bisogna seguire quello che c'è scritto sul libro, ma una buona parte delle buone intenzioni ci devono essere. Diventa anche difficile per le grandi strutture di vendita gestire quello che un tempo erano tanti negozi, perché parliamoci chiaro, una volta si andava in centro o nei paesi, nelle varie botteghe, da una parte si comprava il pane, dall'altra si andava a comprare gli affettati, la verdura in un altro posto ancora, il pesce, bisognava andare alla pescheria. Oggi i centri medi di vendita, ormai quasi tutti hanno 3-4 botteghe all'interno, dico bene, no? Sì, sì, sì. È una risorsa, ma è un problema in più. Sì, parlavo con un amico commerciante ieri a Genova, non è detto che se io ho l'uva che la vendo a 3 euro non la vendo perché il mio concorrente la vende a 1 euro. Io quell'uva devo essere e dare la garanzia al cliente che quel dato prodotto è un prodotto garantito, perché noi viviamo e per quello che mangiamo, è un vecchio detto ma è la verità, certo. Purtroppo di roba non buona ce n'è tanta in giro e spesso è camuffata e non si capisce. Allora una spesa consapevole credo che abbia tutto il suo vantaggio, come dall'altra parte dobbiamo stare attenti anche all'esasperazione del prezzo. C'era la storia dei pomodori o delle arance, no, che poi vengono buttate via. Cioè, il mondo non può continuare a fare queste robe brutte, no? Allora, sì, da una parte bisogna che chi compra per mantenere il prezzo, sprecare il cibo, perché sennò non va bene, cresce troppo l'offerta e quindi il prezzo va giù. È una cosa aberrante però da, sì, un certo punto di vista, come schiavizzare le persone a 3 euro l'ora nel raccolto. Allora, anche su questo i distributori devono fare la loro parte. Io sono sicuro che ce ne sono parecchi che la stanno facendo al meglio. Ce ne sono altri per la storia del prezzo vanno a fare delle robe un pochino meno serie.
Io ho lavorato per un'azienda che ha sempre puntato sull'eccellenza e sulla qualità. Io credo che sì, questa è la strada. Alla fine la convenienza la devi dare perché devi essere efficiente, organizzato in un certo modo e quindi non sperperi le risorse, e dall'altra parte però devi dare un prodotto di qualità. Vedo però che nelle grosse strutture di vendita adesso si guarda, perché lo guarda la clientela, forse dovendo fare i conti magari preferiamo risparmiare in qualcosa di più voluttuario, diciamo così, ma sul mangiare ci stiamo un po' più attenti, magari siamo disposti a mettere anche qualche euro in più. E vedo che le grandi strutture da questo punto di vista rispondono cercando sempre di offrire degli angoli comunque di prodotti naturali, di prodotti anche un po' più di nicchia, ricercati, il biologico ha avuto un'esplosione anche qui con situazioni a volte poco chiare, perché c'è il biologico quello vero e purtroppo come in tutte le cose abbiamo visto che è comparso anche il biologico fasullo, ma questo è un altro discorso. Da questo punto di vista un cambiamento c'è, una presa di coscienza comunque anche delle grosse realtà. Un cambiamento c'è, secondo me la consapevolezza deve anche venire però dal cliente, che deve imparare a leggere molto bene le etichette dei prodotti, perché uno dei problemi principali della salubrità dei prodotti è data dal contenuto, che non è detto che possa essere un contenuto cattivo, può essere un contenuto non equilibrato. Mi spiego meglio, io posso trovare un determinato biscotto a un prezzo decisamente basso, poi se lo vado a confrontare con un biscotto di un'altra catena e guardo le qualità organolettiche, scopro che ci sono delle differenze. Soldoni, nessuno fa i miracoli, e quindi il consumatore attento è quello che sa anche analizzare bene queste cose. Il distributore come possiamo attento, anche scoprire, no, che però che magari il biscotto blasonato, quello che si vede nella pubblicità in TV, alla fine poi è lo stesso di quello che porta la marca meno conosciuta, magari la marca del supermercato che lo vende, e lì allora ha senso fare un risparmio, no? Perché capitano un po' tutte le cose. Quelle che vengono chiamate private label, che sono la marca commerciale dell'insegna distributrice, sicuramente quasi sempre sono prodotti di qualità e fatti dalle stesse case che usano una pubblicità molto avanzata. Certo. Per la differenza però che bisogna stare attenti, e vale per i grandi e vale per i piccoli, è quello che c'è scritto in etichetta, che chiaramente deve essere corretto, e facendo un'analisi senza essere dei chimici si possono scoprire delle differenze. Faccio un esempio banalissimo: se io mangio una cioccolata con 70% di cacao, ne mangio un'altra con 50% di cacao, non è detto che il prodotto da 70 sia non solo migliore dell'altro, ma addirittura che sia equilibrato come prezzo, e viceversa quella da 50% di contenuto sia cara rispetto, certo, a quel coso. Ecco, queste dovrebbero essere le capacità che il singolo cliente, ma allo stesso tempo il singolo distributore, ma allo stesso tempo il produttore, dovrebbero porre più attenzione nel futuro. A me ha colpito in un punto vendita non troppo grosso, per la verità, trovare sugli scaffali appese delle lenti di ingrandimento. Mm-hmm. C'è un invito proprio, quello che stava dicendo lei, a leggere l'etichetta, però è cosa rara, eh? Infatti io sono rimasto colpito proprio per questo, che non mi era mai capitato. No, purtroppo la gente legge poco e ancora meno legge le etichette. Spesso ricerche antiche dicevano che il cliente è poco anche attento al prezzo, cioè alla lettura del prezzo. Non è un caso che nella grande distribuzione si posizionano i prodotti in ragione dell'occhio piuttosto che... Certo. Io credo invece che un consumatore consapevole, oltre a essere capace a scegliere la sua insegna, e oggi la fedeltà del cliente sta scemando sempre di più, perché di insegne ce ne sono tante, quindi possibilità ce ne sono tante, e la capacità del cliente è quella di riuscire a misurare realmente come stanno le cose. E quindi non solo dal punto di vista del prezzo, ma anche da cosa quel dato prodotto è fatto. Ecco, prima parlavamo di internet, il web, i social,
a volte molto utili, a volte, dico io, molto molto pericolosi. Nel settore alimentare tante volte si vedono sui social in modo particolare comparire degli appelli da panico, attenzione, questo prodotto è stato trovato, e molte volte capita che magari siano le cosiddette fake news, delle bufale incredibili. Magari io forse penso male, ma Andreotti diceva a pensare male si fa peccato, molte volte non si sbaglia. Io ho l'impressione che certe volte queste fake news, queste bufale siano magari messe anche a regola d'arte, perché se io dico che i biscotti di Rocca gli hanno trovato dei pezzi di vetro all'interno e non è vero, però quella notizia gira e finisce che i biscotti di Rocca non li compra più nessuno, no? Quindi voglio dire, il web è di nuovo, anche da questo aspetto secondo me va visto con parecchia attenzione, no? Allora, il tema delle fake news è un tema purtroppo che non è legato solo al prodotto alimentare o al concorrente che ti fa le scarpe. Purtroppo viviamo in un mondo dove è facilissimo far partire una notizia falsa e in qualche caso rovinare delle persone, certo, e ancora di peggio. Io credo però che le aziende serie, parlando quindi del tema dei distributori, le aziende serie sono quelle che sono in grado di tutelare i loro clienti al meglio. Le sanno rassicurare dal punto di vista pratico. Il fatto che invece in giro per il mondo ci sono tanti prodotti, forse anche pericolosi, che arrivano da tanto lontano a dei prezzi relativamente bassi, certo, deve far pensare. Cioè, anche lì, il prezzo troppo basso, attenzione che non è sempre solo indice di economicità, ma può nascondere anche qualche insidia. Con questo non voglio dire che chi vende a prezzi bassi, tipo i discount, fanno della roba al balordo. Dico che in generale bisogna stare attenti. L'esagerazione sul prezzo può essere una cosa che non va bene. E ne sappiamo qualcosa noi anche con il nostro olio extravergine, voglio dire, quando vediamo determinati extravergini a pochi euro, qualche domanda, almeno noi che siamo nel territorio della Taggiasca, ce la dovremmo porre, no? Poi, per carità, un conto sono i prodotti nocivi per la salute e un conto sono le frodi che semplicemente non ti danno prodotto nocivo, ma chiaramente non ti danno prodotto che magari immagini di comprare. Per chiudere, Rocca, in tutto questo mondo telematico di cambiamenti, di nuove bolle in avvicinamento, come la definite lei, quindi anche di paura per la grande distribuzione, mi viene in mente, sarà perché l'atmosfera natalizia porta anche a questi pensieri, di quegli operai che senza lavoro, disoccupati, sono andati lo stesso a impastare il lievito madre per non perdere una tradizione plurisecolare. Ma c'è ancora spazio per questo spirito, per questa volontà in questo mondo attuale, quello che ci si sta ponendo allora, qui davanti? Noi stiamo andando in un mondo sempre più robotizzato. Si pensa che ci sono dei mestieri che non avranno mai questo tipo di problema, purtroppo non è così. La maggior parte dei mestieri di oggi saranno mestieri completamente diversi domani. Il tema della disoccupazione, eccetera, è un tema che secondo me dovrebbe essere gestito dalla politica con delle strategie diverse. Purtroppo io grandi cambiamenti non l'ho visti da parte di nessuno, neanche negli ultimi periodi. Allora, se io fossi un governante di nazioni, di nazioni intendo dire non solo l'Italia, ma a livello Europa, a livello più alto, io credo che questo tema della prossima robotizzazione deve essere affrontato, e deve essere affrontato in una chiave di forte cambiamento. È inutile che vogliamo dire che le persone faranno addirittura gli avvocati, ma addirittura voi giornalisti, ma addirittura nei supermercati le cassiere probabilmente cominceranno a diminuire di numerica. Amazon, tanto per non fare nomi, ha lanciato questo nuovo negozio completamente senza barriera a casse, quindi c'è da pensarci. Però per far questo non possono essere solo gli imprenditori che ragionano di queste cose, ci devono essere delle strategie a monte molto più attente.
E queste cose qua sono estremamente pericolose se non gestite nei tempi utili. E siccome che sappiamo bene come vanno dal punto di vista dei governi le cose, ho seri dubbi che ci si arriverà per tempo. Io ringrazio Giorgio Rocca, ricordo autore di Negozio Prontuario, manuale della cura e dell'attenzione ai dettagli al cliente, attenzione al cliente, ma prontuario che vale anche per chi sta dall'altra parte della barricata, anzi della cassa, per capire un po' che cosa succede all'interno dei grandi punti vendita, soprattutto dei negozi e del generale, sistema commerciale in generale. Rocca, un grazie, un arrivederci, a presto. Grazie a voi. Non dico per il prossimo libro, magari un pochino prima. Volentieri. Per fare qualche punto della situazione, capire anche da chi nel mondo del commercio c'è stato e continua in qualche modo a esserci, ma c'è stato per tanti anni da un punto di vista di vertice, capire che cosa sta succedendo, come sta cambiando non soltanto quel mondo, ma alla fine la nostra vita. Grazie, grazie a voi. Rocca, e grazie al pubblico. Arrivederci.